Fischia il secondo tempo il direttore di gara, il signor Rutigliano di Lecce, riprende a giocare il Manfredonia Calcio con Ola dalle retrovie. C'è stata una sostituzione, è entrato al posto di Laboragine Lupoli, adesso è Mastropasqua, indietro per Monaco, Mastropasqua, Sementino, Monaco, avanza Monaco, passaggio filtrante per Trotta che si lascia anticipare e commette anche fallo. Sul numero 6, anzi sul numero 4 De Candia. È in pressing Lupoli, ripiega indietro il Molfetta col numero 4 De Candia, appoggia sul numero 7 De Gennaro, ancora indietro verso il portiere sul pressing di Grumo, finta del portiere, ma recuperiamo il pallone con Monaco che lascia sfilare il pallone e guadagniamo la nostra prima rimessa laterale di questa seconda frazione di gioco. Già battuta la rimessa laterale da Ciccerelli, indietro per Monaco, nello stretto per Mastropasqua, verticalizzazione per Lupoli, ancora verticalizzazione per Pasquale Trotta, si accentra Pasquale Trotta, tiro di Pasquale Trotta, respinta in rimessa laterale da parte del centrale difensivo del Molfetta. Tiro centrale di Pasquale Trotta, buona reattività del portiere, già battuta la rimessa laterale, adesso è Sementino, verticalizzazione per Lupoli, recupera il pallone Sguadagò, di tacco, finezza di questo calciatore di colore, commette fallo Ola sul numero 9 Binetti. De Gennaro, già battuto il calcio di punizione. Ancora Sguadagò, subisce fallo da parte di Mastropasqua. Calcio di punizione centrale per il Molfetta. Vi è De Gennaro che tenterà la conclusione a rete dalla distanza, posizione favorevole centrale, adesso è Ciribe che sta dando indicazioni alla difesa, tiro diretto in porta, lambisce il palo esterno, ma Ciribe era sulla traiettoria del pallone. Si riprende a giocare Ola, scambio con Sementino, ha cercato di superare Sguadagò, recupera palla Sguadagò, entra all'interno dell'area di rigore, passaggio al centro dell'area di rigore, caduto, ma non vi erano gli estremi per la concessione del calcio di rigore, difatti il direttore di gara ha ordinato la prosecuzione del gioco. A gran voce i cori dei tifosi organizzati del Manfredonia Calcio si sentono sin qui in tribuna. Adesso un passaggio per Grumo che subisce il pressing del numero 4 De Candia, recupera il pallone, lo spedisce verso il numero 6. Aveva
ha superato la linea laterale il pallone. È intervenuto il direttore di gara, il signor Rutiliano, per decretare una rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio. Già Ciccerelli ha recuperato il pallone, batte in questo momento la rimessa laterale per Ola, posta l'azione Ola dalle retrovie per Sementino, saggio per Mastropasqua a cercare Simone, indietro per Mastropasqua, Stoppiello, Ola, Sementino, Lupoli, ha sbagliato il passaggio Lupoli, abbiamo recuperato ancora il pallone, Mastropasqua, passaggio centrale per Grumo, avanza Mastropasqua a cercare Trotta, stop di Trotta al centro a cercare Grumo, altruismo di Trotta, recupera il pallone il Molfetta ma è sbagliato il passaggio, via Ciccerelli che recupera la sfera con calma verso Mastropasqua. Lupoli subisce fallo, interviene il direttore di gara a decretare un calcio di punizione. Battuto il calcio di punizione da Mastropasqua per Stoppiello. Ciccerelli al centro per Grumo, il passaggio è lungo, uscita del portiere, recupera il pallone il Molfetta, imposta l'azione il numero 6 De Gennaro, ancora De Gennaro, il numero 7 Stoppiello, indietro per Ciccerelli che all'occorrenza diventa anche terzino destro, adesso è Monaco che si è spostato centrale, difesa a 3. Grumo, si accentra Grumo, scambia con Stoppiello, Mastropasqua, Svuodogo, si gira su se stesso, cerca l'inserimento del numero 11, ancora Svuodogo, cambio di gioco dall'altra parte del terreno di gioco, non c'è intesa, lascia sfilare il pallone Ciccerelli, rimessa laterale per il Manfredonia Calcio. Adesso il direttore di gara che invita la panchina locale a fornire un pallone per la ripresa di gioco, ma vi è il numero 10 Murolo. Sul terreno di gioco autorizza l'intervento dei sanitari in campo. L'orgoglio del Galgano siamo noi e quello che stanno cantando in questo momento i tifosi del Manfredonia Calcio e possono dirlo a gran voce, siamo l'orgoglio davvero del Galgano, peccato che quest'anno purtroppo si è dovuto riprendere dalla prima categoria, ma questo accade nel calcio e è accaduto anche a tante società professionistiche, l'importante è risalire la china, abbiamo iniziato e speriamo che nel giro di pochi anni si torni a giocare nei campionati che competono al Manfredonia Calcio, almeno il campionato nazionale di Serie D. Battuta la rimessa laterale, adesso è Stoppiello, scarica il pallone indietro per Ola. Mastropasqua, Monaco, passaggio in avanti a cercare l'inserimento di Trotta, giochiamo ancora il pallone nella metà campo avversaria, Monaco, passaggio filtrante per Grumo,
riduce il pressing di due avversari, ma continua a conservare il possesso pallone. Grumo indietro per Sementino. Monaco a cercare l'altra parte, Cicerelli, giocatore a tutto campo, Sementino ancora per Cicerelli, dietro per Monaco, Cicerelli, lancio lungo in avanti di Monaco, uscita del portiere, si era inserito Grumo, riparte il Molfetta con De Gennaro, subisce il pressing di Upoli, adesso è l'1-2 Germinario, al centro per il numero 11 Grieco, che ha subito fallo da parte di Monaco. Calcio di punizione sta per essere battuto da De Gennaro in questo momento, lancio lungo all'interno dell'area di rigore, svetta di testa Ola, finisce il pallone fuori dall'area di rigore, adesso è una conclusione a rete dalla distanza, lascia sfilare il pallone Ciribe. Siamo giunti all'undicesimo minuto del secondo tempo, il Manfredonia conduce ancora per 4-0 sulla Virtus Molfetta. Si riparte con l'impostazione dalle retrovie, Cicerelli, lancio lungo in avanti a cercare Grumo, stop di Grumo, scambio dall'altra parte per Stoppiello. Si gira su se stesso Sospiello, subisce il pressing di due avversari e poi vi è De Gennaro che spedisce il pallone oltre la linea di fondo. Vedremo se sarà calcio d'angolo o rimessa laterale. Anzi no, è rimessa laterale. Battuta già la rimessa laterale. Ancora Grumo supera un avversario ma subisce fallo, ha sventolato il fallo persino il nostro assistente di parte Fabio Penza. Buona la prestazione del direttore di gara, non ha commesso alcuna sbavatura, puntuale negli interventi tecnici e anche in quelli disciplinari. Battuto il calcio di punizione, svetta di testa il numero 4 De Candia, ma è ancora Grumo che tenta la sortita all'interno dell'area di rigore, Sementino subisce il pressing di Swadwogo, ancora rimessa laterale per il Manfredonia Calcio, si porta Simone a battere questa rimessa laterale, ci sarà un'altra sostituzione per il Manfredonia Calcio in questo momento, vedremo chi uscirà. Uscirà Grumo e al suo posto sta per entrare nel terreno di gioco il numero 19, Matteo Santoro. Buona la prestazione di Grumo, autore peraltro anche di una marcatura, ha segnato un gol al 30° minuto del primo tempo. Giocatore di qualità Grumo, proveniente dal Barletta. È arrivato soltanto a dicembre a Manfredonia. Adesso è Simone, cross al centro dell'area, ma recupera il pallone Swadwogo. Mastropasqua indietro per Ola, Ola ripiega su Ciribe, Monaco.
Mastro Pasqua. Ola. Sementino. Sementino indietro per Ciribe, giro palla del Manfredonia Calcio, si cerca anche di non infierire ulteriormente sul Virtus Molfetta, risultato più che assodato, il 4-0 del Manfredonia Calcio, non c'è alcuna necessità di accelerare. Adesso recupera il pallone il Molfetta col numero 4 De Candia, che subisce anche fallo, è intervenuto il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore del Molfetta già battuto. Scambio sul lato sinistro del terreno di gioco. Commette fallo Mastro Pasqua sul numero 7 De Gennaro, è intervenuto il direttore di gara. Cross all'interno dell'area di rigore, ma è un cross fuori misura, termina oltre la linea di fondo. Una sostituzione per il Molfetta. Esce Suodogò, entra il numero 13 Tammaco. Buona la prestazione del numero 18 Suodogò. Interessante questo calciatore di colore, forse il migliore dei suoi. Adesso è Stoppiello, scambia con Mastro Pasqua. Sementino. Recupera il pallone il Molfetta con neo subentrato e il numero 13 Tammaco. Si spossessa del pallone Tammaco, adesso è il numero 2 Germinario che ha cercato di verticalizzare. Recupera il pallone Ola. Lancio lungo verso Pasquale Trotta, partito probabilmente in posizione regolare, ma il direttore di gara è intervenuto per sanzionare la posizione di offside di Trotta. Beh, è chiaro che non era semplice in questi campionati, mancano gli assistenti ufficiali e quindi è il direttore di gara che deve rilevare le posizioni di offside. Fino a questo momento buona la prestazione del direttore di gara. E adesso sempre Stoppiello al centro del campo, scambia con Mastro Pasqua, avanza Mastro Pasqua, passaggio filtrante per Matteo Santoro, cerca di inserirsi tra i due avversari. Sempre il Molfetta, ma Simone spazza via il pallone in avanti. Mastro Pasqua subisce fallo. Ancora una sostituzione per il Manfredonia Calcio.
esce il numero 7 Pasquale Trotta e al suo posto entra il numero 20 Lauriola Alessandro. Siamo giunti al 20° del secondo tempo, il Manfredonia conduce ancora per 4-0 sul Molfetta. Monaco, Stoppiello, Mastropasqua, ancora Santoro, Santoro si invola verso la porta avversaria, cade in area ma ha commesso fallo Santoro, a due passi il direttore di gara, proteste da parte dell'attaccante Sipontino all'indirizzo del direttore di gara, ma in effetti non mi pare che fosse stato commesso fallo nei suoi confronti, giusta la decisione del direttore di gara. Adesso il Molfetta che dalle retrovie cerca di impostare l'azione ma subisce il pressing del Manfredonia Calcio. Numero 11 Grieco, scambiare il pallone ancora indietro per Germinario, avanza Germinario. Passaggio filtrante verso il numero 17 De Cesare. Il pallone termina oltre la linea di fondo. Sarà rimessa dal fondo per il Manfredonia Calcio 1932. Si riprende a giocare. Lo slide, che fa? Lo slide. Lo slide, lo slide, che fa? Grazie. È fermo sul punteggio di 0-0 l'incontro di calcio tra il Social Modugno e lo slide e speriamo che il Modugno possa battere lo slide, sarebbe un miracolo, andremo a pari punti con lo slide ove mai ci fosse una sconfitta dello Sly, a dimostrazione che in effetti è stata e partita vera quella che si sta disputando contro l'ostico Socer Modugno, che aveva dato una dimostrazione di forza anche quando ha affrontato il Manfredonia Calcio 1932. Adesso è Lauriola che appoggia a Mastropasqua, Sementino, cross a cercare la testa di Santoro, ma ha commesso fallo Santoro, è intervenuto il direttore di gara, si riprende a giocare con il Molfetta, con De Gennaro, pressing di Santoro, recuperiamo il pallone, battuta la rimessa laterale da parte di Santoro per Lauriola, Stoppiello, Cicerelli, adesso il Molfetta che ha tentato la sortita in avanti, ma è sbagliato il passaggio, recupera la sfera Ola, l'appoggia indietro a Ciribe. Cicerelli a cercare Lauriola, ancora Cicerelli a recuperare il pallone ma sbaglia il passaggio, Lauriola consegna il pallone all'avversario, adesso il numero 13 Tammaco. E Sementino, pallone al centro di testa, svetta Ola, arriva sul pallone Stoppiello, scambio con Mastropasqua indietro per Monaco, Cicerelli, per Mastropasqua, Ola,
lancio di Ola a cercare Simone, lato sinistro del terreno di gioco, al centro per Lauriola, Lupoli indietro per Sementino, Ola, Monaco, avanza Monaco, passaggio filtrante per Santoro ancora per Monaco, Cicerelli, Santoro appoggia su Cicerelli, subisce fallo Cicerelli, è intervenuto il direttore di gara, calcio di punizione sulla tre quarti e vedremo chi eseguirà il calcio di punizione. Certamente Alessandro Lauriola a posizionare il pallone, ancora un cambio per il Molfetta, sta per entrare il numero 16 De Gennaro ed è uscito il numero 7 punizione e tiro di Alessandro Lauriola alto sulla traversa. Adesso il Molfetta che guadagna una rimessa laterale su deviazione di Matteo Stoppiello. Ripiega indietro il Molfetta, deve ripartire dal suo portiere Moncelli. Scampolo di partita anche per il presidente, si colloca in avanti. E vedremo se riuscirà ad andare in gol il nostro presidente. Calcio di punizione assegnato dal direttore di gara in favore del Molfetta, già battuto. Indietro per il numero 2 Germinario a cercare Tammaco. Interessante questo ragazzo. Adesso il 17 che entra all'interno dell'area di rigore. Tiro insidioso da parte del numero 17. Il pallone che termina di poco al lato della porta, difesa dal nostro portiere Ciribe. Adesso un passaggio per Matteo Santoro, entra nell'area di rigore Matteo Santoro, suggerimento per Stoppiello, impatta il tiro di Stoppiello sulla difesa, ancora il Molfetta che manovra con Tammaco a cercare il numero 9 Binetti. Tiro da parte del numero 17 De Cesare, pallone che termina al lato della porta, difesa da Ciribe, ancora una sostituzione per il Molfetta, sta per entrare il numero 19 Allà. Uscirà dal terreno di gioco il numero 9 Binetti.
si riprende a giocare con Mastropasqua in possesso del pallone, recupera metri Mastropasqua, scambia con Stoppiello, dall'altra parte per Cicerelli, Cicerelli a cercare Alessandro Lauriola, passaggio filtrante in direzione di Cicerelli, pressing di Cicerelli sul difensore, il pallone è terminato oltre la linea di fondo, guadagniamo un calcio d'angolo. Ancora una sostituzione per il Manfredonia Calcio, sta per uscire il numero 11 Mastropasqua, al suo posto il numero 13 Granatiero. Trentunesimo del secondo tempo, 4-0 per il Manfredonia, batte il questo e vola a segnare il quinto gol per il Manfredonia Calcio al 31esimo del secondo tempo. Tapin di Ola su calcio d'angolo, sono sempre provvidenziali gli inserimenti del nostro difensore centrale, o di testa o di piedi, anche a Modugno segnò un gol, 5-0 per il Manfredonia Calcio, si aspetta l'esito della partita del Modugno, speriamo davvero che possa battere lo Slay. Tammaco subisce fallo da parte del numero 18 Denitis, già battuto il calcio di punizione, si riprende a giocare, interviene Granatiero, pressing sull'avversario, ma gioca ancora, ancora ha commesso fallo Lupoli, mani nei capelli da parte di Lupoli, ma mi pare corretta la decisione del direttore di gara. Andrea ha avuto male, però va bene, battuto il calcio di punizione in avanti di testa, Ciribe in due tempi recupera il pallone, cercato il gol della bandiera il Molfetta, riparte adesso con il numero 2, passaggio filtrante per il numero 17 a cercare Tammaco, ma è intervenuto Simone, buona la partita di Simone in chiusura, adesso è Santoro a centro del terreno di gioco, ha subito fallo, è intervenuto il direttore di gara, battute le calcio di punizione da Stoppiello, ancora Stoppiello in possesso del pallone, subisce il pressing del numero 17, indietro per Lupoli, Granatiero per Lauriola, si accentra Lauriola a cercare Santoro, restituisce la sfera a Lauriola, tiro di Lauriola, parata del portiere Mungelli. Ancora Santoro a recuperare un pallone, ha commesso fallo, ma vi è un calciatore, il numero 11 Grieco, a terra sul manto erboso, si assicura delle condizioni il direttore di gara, Modugno Slay 1-1. Si inserisce Tammaco, calcio di rigore commesso da Sementino, fallo di Sementino su Tammaco, l'avevo detto, uno dei calciatori più importanti
che avevano dato maggiore vivacità alla manovra offensiva del Molfetta. È stato atterrato in area da Sementino, non ha avuto alcuna esitazione il direttore di gara, il signor Utiliano della sezione di Lecce, ad assegnare il penalty al Molfetta. Si porta sulla sfera il numero 17 De Cesare e seguirà il calcio di rigore quando siamo al 36esimo minuto. Gol del Molfetta al 36esimo su calcio di rigore, ha segnato il numero 17 De Cesare. Il gol della bandiera del Molfetta è arrivato soltanto al 36esimo del secondo tempo. Si è ripreso a giocare, sempre il Manfredonia che manovra il pallone a centrocampo. Devono scorrere questi minuti finali in una partita che il Manfredonia ha ampiamente, chiaramente meritato di vincere. Il risultato è molto eloquente. Adesso avanza Granatiero, cambia con Lauriola, Santoro, ancora Santoro pressato da quattro avversari e Ciccerelli commette fallo sul numero 16 De Gennaro. Manovra il Molfetta, sempre a cercare Tammaco. Ola spedisce il pallone in rimessa laterale sul pressing di Tammaco. Chiede il pallone Tammaco. E il numero 2 Germinario batte la rimessa laterale verso il numero 17 De Cesare. Ancora rimessa laterale per il Molfetta e è sempre Germinario sul pallone. Rimessa lunga all'interno dell'area di rigore, Tammaco sul pallone, lo difende, cerca di crossare, ancora un calcio d'angolo per il Molfetta. È un calciatore che punge il numero 13, Tammaco, lo ha dimostrato guadagnandosi un calcio di rigore, cross all'interno dell'area di rigore, ancora di testa, Tammaco esce di pugni, Ciribe, ma ha subito fallo, è intervenuto il direttore di gara, calcio di punizione in favore del Manfredonia all'interno della nostra area di rigore. Battuto il calcio di punizione, a cercare la testa di Santoro, Santoro controlla il pallone di petto, passaggio filtrante verso il nostro numero 18, Denittis. Manovra il pallone il Molfetta. Siamo giunti al 40esimo minuto del secondo tempo, 5-1 il risultato in favore del Manfredonia Calcio. Ha commesso fallo il numero 17 su Sementino, a due passi il direttore di gara. Calcio di punizione in nostro favore. Thank you.
Pare che sia stato assegnato un calcio di rigore allo Slay in quel di Modugno, sul risultato fermo sull'1-1. Adesso è sempre la Manfredonia che gioca il pallone con Stoppiello, smista un pallone a sinistra su Simone. Stoppiello, pressato alle spalle da Tammaco, ripiega su Ola. Cicerelli, passaggio filtrante per l'inserimento di Granatiero, interviene in deviazione il numero 4 De Candia, altro calcio d'angolo per il Manfredonia Calcio 1932. Traversa di Zotti, non ha realizzato il calcio di rigore, il bello del calcio, ancora fermo sull'1-1, il risultato tra Modugno e Slay. Chissà se possa valere la regola del gol mancato, gol subito. Noi ovviamente tifosi del Manfredonia saremmo felicissimi se lo Slay perdesse sul campo del Modugno, lo agguanteremmo in classifica. Adesso ancora un traversone all'interno dell'area di rigore, è Alessandro Loriole che non è riuscito a controllare la sfera, riparte il Molfetta con il solito Tammaco in rimessa laterale, Tammaco di petto, stop, indietro per Germinario, ora pallone in avanti, Denitis, Germinario commette fallo su Cicerelli, fischio del direttore di gara. Battuto il calcio di punizione a cercare Matteo Santoro, che ha tuttavia commesso fallo, è intervenuto il direttore di gara sulle proteste di Germinario, commesso fallo Matteo Santoro sul numero 4 De Candia. Il calcio di punizione in questo momento, Stoppiello cercare Lupoli ma recupera il pallone il numero 11, adesso il numero 2 Germinario, aggira Denitis, Tammaco, pallone in avanti verso il numero 17, esce Ciribe, recupera la sfera, si riprende a giocare con Cicerelli, pressato da Tammaco, cerca Lauriola, buona finezza di Lauriola, avanza Lauriola, recupera metri, Lauriola, scambio con Matteo Santoro che è tuttavia partito in posizione irregolare. Buona l'intenzione, 4 minuti di recupero concessi in questo momento dal direttore di gara, è appena scaduto il 45esimo, ancora 4 minuti per decretare la fine di questa gara. Si è infortunato il presidente Raffaele Denitis, è qui accanto alla panchina con il ghiaccio, speriamo che non sia nulla di importante, alla caviglia. Ha tentato il cross il numero 2 Germinario, ancora Germinario in possesso del pallone, subisce il pressing di Lupoli ad imbeccare Tammaco, troppo lungo il passaggio, sfila oltre la linea di fondo. Rimessa dal fondo per il Manfredonia Calcio.
battuto il calcio di rinvio di testa Matteo Santoro. Subisce fallo Sementino, si riprende a giocare con Lupoli, scambia con Stoppiello, aspetta l'inserimento di Simone, ripiega indietro per Ola, Cicerelli, giocatore a tutto campo, Simone, Stoppiello, indietro per Ola, Ola ancora, Stoppiello. Si aspetta soltanto il fischio da parte del direttore di gara a decretare la fine di questa gara. È chiaro che non c'è da aggiungere più nulla ad un risultato ampiamente acquisito da parte del Manfredonia Calcio. Adesso è Germinario che è intervenuto di testa, ma Ola spedisce il pallone in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, ancora rimessa laterale per il Molfetta, già battuta, cross all'interno dell'area di rigore, ma è di testa Sementino che spazza via, ha tentato la conclusione a rete il numero 3 Binetti. Recupera il pallone Ciribe, pallone stoppato da Matteo Santoro, appoggiato a Alessandro Lauriola, adesso è Cicerelli che si era inserito, ma ha recuperato il pallone il numero 6 De Gennaro, che ha subito fallo da parte di Granatiero, è intervenuto il direttore di gara. Ed in questo momento il direttore di gara decreta la fine di questo incontro. Il Manfredonia Calcio 1932 in trasferta al Poli di Molfetta ha battuto la Virtus Molfetta per 5-1 e le reti segnate al quinto minuto da Sementino del primo tempo, al 28esimo del primo tempo da Mastropasqua, al 30esimo del primo tempo da Grumo e al 38esimo Pasquale Trotta per il 4-0, poi reti al secondo tempo di al 31esimo di Ola e poi con un tap-in e al 36esimo concesso un calcio di rigore dal direttore di gara, il signor Giuliano di sezione di Lecce, calcio di rigore poi realizzato da De Cesare. E da Poli, che dire, è tutto, un complimento ai tifosi che hanno incitato e stanno tuttora incitando il Manfredonia Calcio per questa importante vittoria. Lo SLAI sta pareggiando ancora per 1-1, mancano ancora alcuni minuti al termine di questa gara. Vittoria importante quella del Manfredonia, ove mai lo SLAI pareggiasse ci metteremmo ad un solo punto di distanza in classifica dallo SLAI e si può sempre sperare di poterlo riagganciare, anche se le speranze chiaramente non sono remote, ovviamente, perché poi lo SLAI avrà delle partite semplici dinanzi a sé. È una vittoria del Manfredonia Calcio che chiaramente mi sento di dedicare, così come avevo detto all'inizio di questa diretta, al portierone Dino Della Torre, che purtroppo ci ha lasciati il giovedì di questa settimana. Ciao Dino ed un saluto a tutti coloro che mi hanno seguito in questa diretta. Ciao Domenico Petrangelo, che ci segui sempre da Udine. Ed arrivederci alla prossima diretta su Manfredonia TV. Un saluto da me, Antonio Cassiotta.